Assessore, quando si parla di turismo è indispensabile parlare anche di strutture, di strutture di accoglienza, strutture capaci di ospitare la massa di turisti che scelgono la Puglia. La Regione Puglia si è portata avanti col lavoro con una, approvando una legge importante, una direttiva importante che riguarda i bed and breakfast. In realtà i bed break and breakfast in Puglia sono già quasi 3.000, almeno quelli censiti, e quindi diventava urgente aggiornare la legge che eh, indica le tipologie, l'organizzazione, gli obblighi e così via. Questa legge ha distinto due tipologie, eh, i bed and breakfast familiari e quelli imprenditoriali, in modo da consentire un'attività di natura proprio strettamente familiare, ma anche un'attività eh, più impegnativa con le caratteristiche di impresa. È importante l'approvazione, la, uh, il plauso che è arrivato da tutte le associazioni di categoria nei confronti della Regione Puglia, perché era una normativa di cui si sentiva l'esigenza anche per tutelare uh, di fatto anche i ristoratori, gli albergatori che uh, facevano sentire forte la loro voce. È vero. C'è stato circa un anno e mezzo di dibattito prima di arrivare all'approvazione della legge e durante questo lungo periodo abbiamo cercato soluzioni che garantissero tutti gli ambiti interessati, quelli dei BNB e quelli delle strutture alberghiere, ma soprattutto che garantissero la qualità del servizio in funzione del turista. Il convegno di oggi a Trani sui bed and breakfast è importante anche perché Trani nell'ultimo periodo ha visto una vera e propria esplosione di strutture ricettive di questo tipo. Beh, dopo dopo il, il buon successo che abbiamo avuto nella scorsa stagione primaverile ed estiva, io credo che la nascita di questo nuovo interlocutore che è l'ANBA eh, sia importante per il territorio e sia importante per la creazione di quel sistema turistico eh, territoriale al quale l'amministrazione comunale sta guardando con molto interesse e sta cercando di, eh, di portare delle basi per il futuro. Si presenta questa nuova associazione, che è, o meglio, la delegazione della BAT di questa associazione che punta a mettere insieme tanti soggetti piccoli, piccolissimi del settore turistico, ma che sono fondamentali per l'esistenza proprio del turismo in Puglia. Beh, certo, diciamo che questa associazione ci viene quasi come un obbligo. Dopo, giustamente come diceva l'assessore, dopo questa esplosione ultima di questa richiesta turistica, era giusto tramite un'associazione di categoria sia per la difesa, gli interessi della categoria appunto, extra recettiva che sono bed and breakfast, affitta a camere o casa per vacanze, sia per una gestione ottimale del, del tutto, perché sappiamo che Appunto, è un fenomeno relativamente nuovo, quello di quei bed and breakfast, perciò, non è ancora gestito al meglio. Con questa associazione, puntiamo appunto anche ad offrire una maggiore linearità di ospitalità e una maggiore organizzazione, appunto, sul, sul territorio.